Bentornati ad un nuovo appuntamento con Parola Vivificante. Buona visione. Gloria a Dio. Uno dei nostri inni dice: grande, divin, sublime amore. E vogliamo veramente essere grati a Dio per questo grande, meraviglioso amore con il quale Egli giorno dopo giorno ci circonda. Il suo amore non viene meno, non potrà mai venir meno, perché Dio non verrà mai meno. E la sua natura, ci ricorda la Scrittura, è amore. E noi siamo grati a Dio perché nel suo amore ci aiuta, ci sostiene, ma nel suo amore anche ci riprende. Nel suo amore ci forma, nel suo amore ci aiuta a crescere. E soprattutto l'obiettivo di Dio è quello di aiutarci ad essere sempre più vicino all'immagine di Cristo Gesù il Signore. Siamo grati a Dio perché Egli si prende cura di noi, Egli ci aiuta dimostrandoci concretamente che ci ama, e naturalmente Egli ancora ci rivela questo amore come figli, che è appunto l'amore di un padre. Siamo felici di appartenere al Signore, siamo felici di poter contare sulla sua costante, gloriosa, meravigliosa cura. Oggi inizierò per un po' di puntate, per alcune brevi meditazioni, a parlare di questo amore sotto un aspetto intenso, un aspetto potente che dà libertà. Voglio parlare proprio di un amore che libera. Noi siamo grati al Signore perché questo amore lo abbiamo conosciuto come un potente liberatore. Ha dato a noi libertà sotto tanti aspetti, in tante aree della nostra vita, e oggi voglio iniziare a parlare di questo tema considerando come l'amore di Dio ci libera dalla paura. Ci libera dalla paura. La Scrittura lo dice chiaramente. Naturalmente non è soltanto l'esperienza nostra che può avere un valore limitato, ma soprattutto noi attingiamo alla potente parola di Dio. E nella prima epistola di Giovanni Apostolo, al capitolo 4, al verso 18, leggiamo in questo modo: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, per chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Gloria al Signore. Oh, l'amore caccia via la paura, scaccia la paura. La parola del Signore ci aiuta a conoscere meglio l'amore di Dio e ci invita costantemente a fondarci su di esso. Una delle aree dove l'amore di Dio opera, appunto, dicevo, è quello delle nostre paure. La paura è uno strumento nelle mani del diavolo per renderci schiavi, per intimidirci, per chiuderci, per legarci, per privarci di quelle condizioni ideali per poter servire e onorare il nome del Signore. La paura è una di quelle armi di Satana per asservirci e renderci in qualche modo privi di quella gloriosa e meravigliosa libertà che abbiamo ricevuto come figli di Dio. L'intimidazione è una strategia del nemico delle anime nostre, con la quale lui cerca di controllare le persone, con la quale egli cerca di asservire le persone. Per intimidire i cristiani, per far paura ai figli di Dio, il nemico usa alcune situazioni, alcune condizioni, ma a volte anche alcuni suoi seguaci affinché possano in qualche modo incutere timore. Come ti comporti quando Satana cerca di intimidirti, quando cerca di farti paura, quando cerca di gettarti nello sconforto? Io credo che noi dobbiamo ricorrere all'amore di Dio, dobbiamo ricorrere alla fede nel Signore, perché la fede ci aiuta ad affrontare le nostre paure e ce li fa superare. Vedi, la fede è l'opposto della paura e la paura è l'opposto della fede. La fede ci aiuta a combattere e a sconfiggere ogni paura. Vedete, sono tante le categorie di paure. Alcuni hanno catalogato appunto le varie paure, le angosce, le fobie che assalgono il cuore umano e spesso sfociano in vere e proprie
fobie, terrori che rovinano l'esistenza. Molti vivono in uno stato di continuo terrore, di continua paura, paura per il loro futuro, paura di ammalarsi, paura di rimanere soli, paura della società, paura della morte, dell'inferno, paura della pandemia. Oh, Dio ti ama e vuole liberarti da tutte le tue paure, e il balsamo per farlo è il suo grande e infinito amore. Quindi immergiti nell'amore di Dio e conoscerai la liberazione da ogni forma di paura. Vedi, questa è proprio la chiave per essere liberata dalle paure, dalle preoccupazioni, risiede proprio nell'attenzione di Dio, risiede proprio nella cura di Dio, e l'attenzione di Dio e la cura di Dio sono frutto del suo amore, non certamente dei nostri meriti. Dio è attento ai tuoi bisogni, è attento alle tue necessità, perché ti ama. Oh, il salmista ne aveva certezza e diceva: il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrà paura? Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Qual era il segreto della vittoria di Davide sulla paura? Davide era vittorioso sulla paura perché aveva puntato i suoi occhi sul suo Dio e non sulle circostanze che la sua vita gli proponeva. Aveva compreso quanto il Signore fosse grande. Egli è più grande di qualsiasi situazione che tu affronterai e che ti troverai ancora dinanzi. Gesù ci incoraggia a non temere, perché il Padre Celeste si prende cura di ogni piccolo dettaglio della nostra vita, della vita di coloro che sono suoi figli. E se sei un figlio di Dio, sappi che il Signore è interessato a creare situazioni, circostanze per farti andare avanti nelle sue vie da vittorioso e non da pauroso. E se non sei un figlio di Dio, accetta Gesù come personale salvatore e lo diventerai, e anche tu avrai vittoria sulle paure. Ancora voglio parlarti della cura di Dio. Dio desidera ancora prendersi cura di te. Dio ha cominciato a prendersi cura di te prima ancora che tu nascessi. Pensava a te quando ancora eri nel grembo di tua madre, e il Signore ha per te dei progetti gloriosi che si potranno concretizzare a partire da quando tu farai di Gesù il tuo personale salvatore. Se già lo hai fatto, gloria a Dio, il Signore è al lavoro nella tua vita. Oh, tu sei sul banco di lavoro di Dio ed Egli sta lavorando la tua vita per la sua gloria e per il suo onore. Oh, il salmista dice nel Salmo 139: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Il Signore ha contato i nostri giorni. Già prima che noi nascessimo, Egli già aveva stabilito dei giorni, erano destinati, dice qui il salmista, dei giorni. Il Signore pensa a noi quando riposiamo sul letto. Il Signore pensa a noi quando ci alziamo. Il Signore ci chiama a testimoniare di Lui, e questo possiamo farlo in modo adeguato, con la nostra pace, con la nostra serenità, col nostro coraggio, che non è l'assenza di paura. Il coraggio è la vittoria sulla paura, e noi siamo grati al Signore per come Egli ci aiuta, ci sostiene e ci porta avanti. Il mondo sta cercando dei cristiani che in mezzo alla prova, alle difficoltà, in mezzo alla crisi, rimangono fermi e tranquilli. Oh, cari fratelli, care sorelle, Dio è dalla nostra parte. Questo era ciò che Gesù voleva far comprendere ai discepoli, e questo è quello che ancora Dio vuol far comprendere a ciascuno di noi. Quindi, caro fratello, cara sorella, credi nella cura di Dio. Caro amico, sappi che il Signore vuole prendersi cura anche di te, e tu permettiglielo. Oh, accetta Gesù come personale salvatore. Oh, noi vogliamo, come figli di Dio, dichiarare al mondo: il Signore è per me, io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è per me fra i miei soccorritori, e io vedrò quel che desidero sui miei nemici. Se c'è qualcosa che sta tormentando la tua vita, qualche situazione, qualche condizione, qualche pandemia che ti sta in qualche modo tormentando,
tormentando, il Signore desidera darti una completa vittoria su ogni situazione e circostanza, ma oggi desidera darti vittoria sulla paura. Il Signore vuole che i suoi figli non abbiano paura, perché sanno di poter contare su di Lui. E allora oggi vogliamo rinnovare la nostra fiducia nel Signore e anche noi dire insieme al salmista: io non temerò alcun male, perché tu sei con me. Il Signore ti benedica. Grazie per averci seguito. Se non l'hai già fatto, iscriviti ai nostri canali social e condividi questo video con i tuoi amici. Ti aspettiamo alla prossima puntata.